E lei, Mr. Cramner, che cosa propone? Io propongo che eseguire materialmente i lavori siano degli americani. No, io credo che ci sia un malinteso. No, nessun malinteso. È riguardato anche personalmente, perché io da ragazzo vivevo a Fiuggi e quindi quando venivamo a Roma, prima dell'autostrada, insomma, si facevano, era una sorta di Parigi Dakar, si partiva presto, la notte non dormivo per l'agitazione e poi invece con l'autostrada i tempi ovviamente si sono dimezzati. Guarda, è tutta disegnata questa splendida strada, ma disegnare non costa niente. La cosa che mi ha colpito molto di più, purtroppo, diciamo, guardando alla contemporaneità, a quello che succede oggi nel nostro paese, è rilevare che esistesse una volontà realizzativa così potente, così forte, la chiamerei quasi un'ossessione di quest'uomo, che vuole effettivamente continuare a fare il discorso dell'Europa, continuare ad avere questa visione, insomma, molto europea. Ma un conto è progettare, un altro è far lavorare centinaia di cantieri in tutto il paese. E mi dispiace molto, ma non credo che voi italiani siate in grado di farlo. E che attraverso questa strada, che in realtà fa un lavoro straordinario di unione, di coesione dal nord al sud, credo porti avanti un discorso ideologico molto forte, che è quello sulla nostra presenza in Europa, su quanto l'Europa sia significativa all'interno di questo progetto. Perché noi tra l'altro abbiamo una delle reti autostradali migliori d'Europa, perché i francesi per esempio ci invidiano molto. Mi stia a sentire, Mr. Cramner, apra bene le orecchie. Quando dalle vostre parti ballavano ancora intorno al fuoco oppure intorno al totem, noi sa che cosa facevamo da un migliaio di anni? Facevamo strade. Sì, io lo so, perché facendo le autostrade, insomma girando un po' per il mondo da anni, noi, le nostre autostrade funzionano fino a un certo momento. Dico, se questa efficienza straordinaria che il signor Cova ha dimostrato in quegli anni, uomini del fare vero, cioè gente che insomma poche chiacchiere, molti fatti, forse anche questa voglia di rimettere in piedi il paese, insomma con la guerra alle spalle, cioè questa volontà, parliamo degli anni del boom economico dove le persone cercavano di dimenticare e di portare il paese avanti. Ma non strade da qui al suo albergo, strade che andavano per il mondo. Si faccia una passeggiata sul Tevere, si vada a vedere Ponte Sant'Angelo, si vada a vedere Ponte Sisto. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché parzialmente me la ricordavo, io ho 59 anni, per cui l'ho attraversata questa storia. E allora attraverso questo racconto, che è un racconto di un'ossessione, di una passione-ossessione, insomma credo che possa essere anche pedagogico, insomma, fare uno sguardo, una riflessione sul nostro passato e soprattutto guardare alle persone che erano molto efficienti e che invece di stare seduti a chiacchierare andavano in cantiere. Stanno lì da centinaia di anni e li abbiamo fatti noi, perciò non ci venga a dire come si fa, lo sappiamo fare meglio noi. La nota dolente è su questo progetto, sulla mortalità, sulle persone che sono morte, perché ovviamente un'opera del genere aveva dei rischi molto alti, insomma possiamo immaginare la sicurezza di quegli anni, se ancora oggi siamo vittime dei morti sul lavoro, che è una cosa oscura, dolorosissima e terribile che succede ancora oggi, ma in quegli anni insomma è chiaro che i rischi erano maggiori. Ma non possiamo far morire la gente a quel modo, cazzo! È soltanto una strada! No, non è una strada! Questa è una guerra! Non parlare di guerra a me! Tu sei solo preoccupato che esca un articolo negativo su di te! Questo non dovevi dirlo. Sei ingiusto. Perché non è vero? Ma lo sanno tutti che nelle grandi opere le previsioni dei morti sul lavoro sono terrificanti! Non mi interessa! Ma quando ci si abbandona un sogno e quando si vuole realizzare questo sogno, diventa tutto più semplice, anche se il lavoro è forte. E questa era la cosa che mi aveva colpito. In più, un uomo che considera i suoi rapporti anche con la politica, con il mondo, con le leggi, una sorta di blocco e di fermo alla possibilità di portare avanti un progetto. E questo credo che possa innescare una riflessione anche ai giorni nostri molto interessante.